senza soluzione la carta sensibile, vedremo questa diventare rossa, e cioè no, diventare azzurra. E no, diventa rossa. Caricati, ritornate al vostro posto. In questa soluzione la carta di tornasole diventa umida. Ritornate al vostro posto, insufficiente. Ma la carta di tornasole non diventa umida. Ora vediamo un po', venga. La carta sensibile. Venga un po' qui. Venga un po' qui. Buongiorno, buongiorno. Ecco, Rosetta la Cipria, sono in ritardo. Sono le 8:15. Accidenti, proprio oggi che c'è l'umacone. L'umacone? Ma sì, professore di chimica, presto aiutatemi a trovare qualche scusa. Ma ditegli che avete perso l'auto. Ah, che va, autobus, vi ho già detto tante volte, ci vuole qualcosa di nuovo. Allora ditegli che il semaforo si è incantato. Ah, vi ho detto anche questa. Beh, allora ditegli che è successa una disgrazia in famiglia, che è morto un parente. Ma che sciocchezza! Non posso mica ammazzare qualcuno per il professore di chimica. Allora ditegli che è nato un bambino. Un bambino? A chi è nato un bambino? Ma che bambino? È per il professore di chimica. Il professore di chimica ha avuto un bambino? Ma no, si è trattato di una scusa per un allievo. Ah, ecco, bravo, continua a tener mano alle allieve. Se poi lo viene a sapere la direttrice, guarda lì, Cipria, Rossetto, bambini. Dopo tutto che male c'è, si capisce, povere cocchette. Sono donne, le donne possono far meno della storia, della matematica, ma non possono far meno della Cipria, del Rossetto. Che discorsi? Ne hai vista mai col Rossetto a me? E che c'entra? E che tu sei una donna? Come noto, la carta di tornasole non dà viraggio in questa soluzione. Benissimo, cara figliuola. E sapete dirmi qual è la formula del composto risultante? C2H3NH2. Perfetto, perfetto, brava. E adesso un'ultima domanda a cui sono sicuro risponderete con la massima esattezza. Qual è il nome di questo composto? Bicarbonato di metilamina. Ottimamente. Tornate pure al vostro posto, cara figliuola. Signorine, io sento il dovere di additare al vostro esempio l'allieva Varghetti. È per me una grande soddisfazione sentir rispondere alle mie domande in modo così chiaro, limpido, preciso. E adesso, dopo la soddisfazione, dovrò procurarmi qualche amarezza. Vediamo. Venga un po' qui. Venga un po' qui. Beh, per oggi sarà bene non interrogare più. La scolaresca mi sembra alquanto agitata. Spiegherò invece la lezione che avrei dovuto spiegare mercoledì. Leggi! Presidente? A quest'ora vi presentate. Sono esattamente le 8:57. 57 minuti di ritardo. Ecco, signor professore. Silenzio! Nulla può giustificare una simile mancanza di riguardo verso la scuola ed in particolare verso di me. Anche ieri arrivate in ritardo. Anche ieri? Ma il ritardo non è stato segnato. Ah, capisco, c'era la lezione della signorina Malgari. La signorina Malgari è molto indulgente. La signorina Malgari beve tutte le scuse, ma io non le bevo. Io non sono la signorina Malgari. Avete capito, Lenci? Questa non è la lezione di corrispondenza commerciale a cui si può arrivare comodamente in ritardo. Questa è la lezione di chimica e i ritardi non sono ammessi. Andate al vostro posto. Aspetta, dopo la lezione vedrai. Lenci, alzatevi. Sapete dirmi che cosa sono le materie organiche? Si chiamano materie organiche? Tutte quelle materie che... Vi sono due specie di materie, organiche e inorganiche. Si chiamano materie organiche... Organiche... Lenci, per questa volta la fine della lezione vi ha salvato. Ci rivedremo mercoledì. Silenzio! Finché io sono qui, la lezione non è finita. Sono venuti qui ieri, danno saluto da voi che sarò bocciato in chimica. Professore, ve lo prometto, studierò molto, moltissimo. Non basta prometterlo, bisogna dimostrarlo. Buongiorno, Vacci. Buongiorno, Malesci.
Salve Maresci. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Salve Varti. Che era Ribelli? Come state? Male. Bene. Un momento. Permettete che chiuda la finestra. Perché? Per il professor Sila, un po' sofferente, ma ha pregato... Questo Sila, professore di ginnastica a quell'età, potrebbe ritirarsi. Ma che volete, gli mancano 3 mesi per aver diritto alla pensione. Chiudete, chiudete pure, Boldani. Professor Sila, potete entrare. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno, buongiorno. Come state, professore? Male, male. La palestra di ginnastica è piena di correnti d'aria. Fate il piacere di comprarvi del bicarbonato. Ma per la costipazione non ci vuole il bicarbonato. Sì, lo so, ma un compeso qui allo stomaco. Anzi, dato che ci siete, comprate anche delle cartine di salicilato e un cerotto per pelli. Ma professore, con tutti questi impicci ve lo menate facile. Cosa volete che faccia? Bisognerà pure che mi curi. Ce l'ho io il sistema infallibile per curare tutte le malattie. Quale, quale? Un buon bicchiere di vino a digiuno e 3 dopo mangiato. Ma questo è un veleno. Se fosse un veleno sarei sotto terra già da 20 anni. Zia, voi che siete pratico di tutti gli sport, ditemi un po', è difficile imparare a sciare? Non so, non ci ho mai provato. Vorrei andare in montagna, approfittando delle mie vacanze di Natale. Piacerebbe anche a me, ma che volete con questa mia maledetta sciatica? Ah sì, poverino, anche mio marito non può venire, soffre tanto per la sua lotta. Signora direttrice. Scusate, signora direttrice. Ho il rammarico di dover segnalare l'eccessiva indulgenza della signorina Malgari. Risulta infatti che essa non prende nota dei ritardi delle allieve e perciò le allieve ne approfittano con evidente nocumento per il loro studio e disdoro per la scuola. Capisco, capisco, ma forse la Malgari è ancora troppo giovane. Anch'io sono stato giovane, ma ho ritenuto mio dovere essere sempre giustamente severo. Io credo che la signorina Malgari sia rimasta più allieva che professore. E appunto questo è il male, essa non ha la coscienza né la maturità dell'insegnante. Che cosa logicamente ne consegue? Che la scolaresca è indisciplinata. Per esempio, l'altro giorno ho interrogato la Die Valenci su una questione elementarissima. Le ho chiesto che cosa si ottiene da un composto di cloro e ammoniaca. Come vedete, signora direttrice, una domanda semplicissima. Oh. Ebbene, sapete che cosa mi ha risposto? Mi ha risposto che si ottiene della puzza. E così sempre. L'unica materia dove le allieve ottengono dei buoni voti è la corrispondenza commerciale insegnata appunto dalla signorina Malgari. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Ciao. Salve Lida. Grazie, caro. I compiti da correggere. Grazie, Boldani. Cara, ve l'ho caricati che era la settimana scorsa. Ha studiato corrispondenza commerciale? Ma che non è meno...